E noi abbiamo il piacere di avere Tessa perché prima di tutto noi parliamo di cibo, ne parliamo sperando di dare un po' di informazioni a chi ci ascolta sull'importanza di alimentarsi bene, di conoscere i prodotti. Tessa, per insomma la sua storia non solo televisiva ma tanti libri, insomma, poi da Cotto e Mangiato direi che forse la tua, come dire, il tuo canale un po' più conosciuto, Tessa? Sì, beh, certo, sicuramente negli ultimi anni Cotto e Mangiato è quello che mi permette di arrivare nelle case di tutti. E poi ha una passione per l'ecosostenibilità, che è un argomento che oggigiorno se ne sente parlare, è sulla bocca di tutti, però in realtà Tessa lo fa in maniera molto attiva, ha un blog ecocentrica dove tratta l'argomento in maniera interessante. Questa sera guarderemo anche di sviluppare l'aspetto sotto la branchia culinaria, che è quello che ci tocca. Però io volevo anche raccontare una delle esperienze secondo me più belle di Tessa, forse quella che di cuore ti può prendere di più, è quella della tenuta alla sabbiosa. Ce la vuoi raccontare? Perché non tutti sanno che cos'è e che cosa state provando a fare. Allora, tenuta alla sabbiosa è una cantina, perché siccome sono una donna che ha tante passioni, tante passioni che ho, cerco di trasformarle sempre in lavoro. Una delle mie passioni è il vino, ma soprattutto le tradizioni agricole dei territori. E quando ho iniziato a frequentare l'isola di Sant'Antioco, quindi siamo nel sud della Sardegna, un'isola minore, mi sono innamorata di questi vigneti che sono unici al mondo, perché sono i vigneti allevati su spiaggia, proprio quasi fino al mare, anzi una volta arrivavano in spiaggia i vigneti, ad alberello, quindi bassi come tradizione nelle isole minori del Mediterraneo, un po' per il vento, un po' perché le risorse ovviamente sono limitate, coltivando in ambienti difficili come la sabbia, che non è un terreno poco fertile, cioè proprio per nulla fertile. Esatto. Quindi la pianta più piccolina è concentra le sue risorse. Vigneti straordinari oltretutto perché sono Piedefranco, che è una cosa rarissima, pochissime persone sanno la storia del Piedefranco. Penna sicuramente no, lo sa. Piedefranco guarda che non è difficile, vabbè, ce lo facciamo spiegare da te. Spiegacelo te, voilà. Allora, alla fine dell'Ottocento è arrivato dall'America un insetto, la fillostera, che ha distrutto tutti i vigneti europei, perché questo insetto taglia, rovina le radici della vigna, e quindi c'è stata una delle prime crisi dovuta a una bioinvasione, perché questo insetto arriva dall'America, ha distrutto tutto, sono crollate economie di mezza Europa, un disastro, abbiamo perso la maggior parte degli antichi vitigni che gli europei, i contadini, gli allevatori della vite avevano selezionato nei secoli. E quelli che sono riusciti a salvare li hanno salvati innestando la pianta europea, quella che dà il frutto, su radici di piante americane. Quindi, siccome questo insetto c'è ancora, tutti i vigneti oggi nel mondo sono degli innesti. Quindi si prende, non so, la pianta che fa il Merlot e la si innesta su radici di un'altra pianta, perché così si è al sicuro dalla fillostera. In alcune zone, dove per esempio c'è la sabbia di mare o la sabbia vulcanica o in montagna, invece la fillostera non c'è, questo insetto, e quindi si possono coltivare le piante originali che non sono innestate. E questo cambia completamente la storia, le carte in tavola, perché tu hai una pianta che non è un innesto, innanzitutto più resistente, arriva la pianta tranquillamente a 80-90 anni, mentre le altre, i vigneti vanno estirpati a 20-25 anni perché non rendono più, perché la pianta è innestata un po' più gracilina, quindi estirpano e poi ripiantano. Noi no, noi continuiamo tranquillamente a rigenerare tramite talea le vecchie magari piante. Magari una 90 anni schianta, no? Allora tu prendi un ramo di quella accanto e la ripianti e fai partire una nuova pianta che in realtà è quella di prima. In più noi, andando per talea da secoli, perché era il vecchio sistema, abbiamo un pool genetico all'interno di un vigneto straordinario, perché sono tante le piante diverse, con un patrimonio genetico diverso, mentre gli altri che comprano invece dal grossista le piantine per fare vigneti che sono innestate sono tutti cloni,
Quindi voi avete vigneti che sono esattamente la stessa pianta, lo stesso patrimonio genetico replicato in tutto il vigneto. E infatti si trovano vini che sono identici, pur venendo da zone diverse. Ora è vero che il terreno incide sull'aspetto organolettico, però c'è molto, dipende dall'enologo che lo lavora, però c'è sì, molto... quello è più l'enologo secondo me. Sì, che li appiattisce molto. Sì, che li appiattisce sia come annata che come standard. Però hai una ricchezza di biodiversità completamente diversa. Inoltre hai un livello di sostenibilità innato dato da un sistema di tradizionale di cultura straordinario. Quindi quando ho visto, per farla breve, scusate, io ogni tanto parto con dei pipponi fermati. No, vai tranquilla. Tra un po' metto il pezzo, non te ne accorgi neanche, te continua a parlare, vai tranquilla. Quando ho visto questi vigneti così, vigneti che hanno anche 200 anni ci sono da noi, che sono sopravvissuti alla fillossera, sopravvissuti all'abbandono, perché dagli anni 80, perché è tutto bello, figo, ma c'è un problema, questi vigneti producono molto meno. Devono rendere. Un po' per le condizioni estreme, quindi sabbia, sole, vento, mare, siccità. Un po' perché sei su Tiere Franco e quindi la pianta non è stata selezionata per spingere. Quindi da una pianta noi mediamente facciamo una bottiglia. Quindi dagli anni 80, con delle rese bassissime, coste altissime perché devi fare tutto a mano, hanno iniziato ad abbandonare questi vigneti. E è una roba che quando l'ho vista mi si accappona la pelle, perché è una cosa unica al mondo. Tiere Franco su sabbia, fronte mare, non ce l'ha nessuno. E lì non la stanno valorizzare, la stanno abbandonando. Che tipologia, di vino, viene prodotto? Come famiglia, che tipologia di vino producete voi? È Carignano, Carignano del Sulcis. Tutto Carignano, che è proprio, quindi. Okay. Tipico dell'isola di Sant'Antico. Sì, contenuta la sabbiosa, proprio siamo nati per valorizzare, dare un futuro a questi vigneti che sono di Carignano. Quindi noi facciamo varie tipologie di Carignano, da rosso, riserva, superiore, con diciamo vigneti diversi, perché vigneti diversi danno vini comunque diversi, anche se sono appunto a Tiere Franco. Quindi stiamo parcellizzando il modo da fare delle cru, e ogni vigneto esprime un suo modo di essere del Carignano. Comunque tutti Carignano del Sulcis DOC, siamo ovviamente in agricoltura biologica, siamo certificati anche di cultura eroica. Piccolo grande progetto, piccolo perché stiamo parlando di una cantina minuscola, piccolissima, tenuta la sabbiosa su un'isola piccola, però grande soddisfazione, esatto, grande soddisfazione e anche grande impegno. La tua origine sarda, perché te sei nata in Sardegna, anche se come senti appena dall'accento lei è cresciuta in Toscana. Si sente. Esatto. Quando ha detto si schianta, abbiamo già classificato. È vero, tutti, si schianta, mi sembra normale, invece effettivamente lo diciamo. No, noi siamo sul confine, poi anzi io e Elena siamo mezzi sangue, quindi per noi è lingua madre. Però quindi sapete cosa vuol dire la sistola. La sistola. Per dirindina, sì. Certamente.